L'avventura del Maggiolino targato Volkswagen parte da lontano. Nato nel 1938 per motorizzare la Germania, ha visto il successo internazionale a partire dal dopoguerra fino agli anni 70. È chiaro che dalle parti di Wolfsburg vogliono ricollegarsi a quella tradizione, dimenticando senza troppi rimpianti la sfortunata e forse mai capita del tutto New Beetle di fine anni 90. Rinnovare un modello così forte aveva la sua dose di rischio, ma il lavoro svolto da Walter De Silva sembra aver centrato l'obiettivo grazie ad una linea moderna ma al contempo ricca di richiami al passato. A partire dai passaruota bombati, dai gruppi ottici circolari e dal padiglione curvo che presenta però una discontinuità in corrispondenza del parabrezza ed è più piatto nella parte centrale. Certo, chi si aspettava una riproduzione fedele del Maggiolino di una volta rimarrà deluso, ma la nuova Beetle è stata pensata come evoluzione di quel modello diventato icona e non come semplice operazione nostalgia. In questo senso si spiegano i contenuti d'avanguardia che attingono dalla più recente tecnologia Volkswagen. I fari ora sono bixeno con luci diurne a LED e contribuiscono a ricreare l'espressione simpatica alla Herbie, il protagonista del celebre film della Walt Disney. Disponibile in tutto il mondo in 3 allestimenti, il nuovo Maggiolino vanta dotazioni da segmento premium, come il tetto panoramico e l'esclusivo sistema audio, realizzato in collaborazione con Panasonic e pensato per gli amanti del rock, che potranno ordinare un diffusore bassi da 400 watt. Sotto il cofano ecco gli ultimi propulsori diesel e benzina della gamma Volkswagen. Si va dal 1.6 TDI, capace, secondo la casa, di percorrere 100 km con 4,3 litri, ai motori benzina con potenze comprese tra i 105 e i 200 cavalli. L'appuntamento è nelle concessionarie in autunno.